Avvisata da Verina, insomma, facciamo una cosa, sparigliamo, nel senso che più che raccontarvi come cambia la comunicazione attraverso i social media, e ci sarebbe tanto da dire, anche e soprattutto considerato che voi venite da strutture abbastanza diverse tra di loro, e fare comunicazione per un ministero non è fare comunicazione per un'ambasciata, ne stavamo parlando poco prima, le dinamiche sono completamente, totalmente diverse, però c'è una cosa che avete necessariamente in comune, che è lo scenario nel quale vi trovate a muovervi. In altri termini, un elemento che ritengo sia importante da comprendere è la direzione che sta prendendo il sistema dei media. In che direzione stiamo andando? Che problemi ci troveremo ad affrontare? Con quale realtà andremo a confrontarci nel momento in cui disporremo di strumenti che vanno necessariamente compresi e che pongono problemi nuovi? Perché è vero che noi viviamo in un contesto che dal punto di vista della comunicazione è assolutamente entusiasmante, ma è altrettanto vero che viviamo di fronte a una sfida. La necessità di capire come governare degli strumenti e dei contesti che cambiano così rapidamente, talvolta da sfuggire anche ai tentativi di analisi strutturata. Prendere atto di alcuni elementi, alcuni termini, alcuni keyword che sicuramente conoscete e conoscete meglio di me, determinano nuovi scenari nella comunicazione. Prendiamo per esempio il tema dei big data. Io vi riporto questa citazione. I dati hanno sempre ricoperto un ruolo centrale nell'economia, tuttavia le moderne tecnologie li hanno resi ancora più centrali. La conoscenza che su di essi si basa impatta sul PIL delle nazioni, produce benefici sociali e è fattore di crescita economica.